Salve a tutti ragazzi, bentornati a un altro episodio di Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, in collaborazione con Pokétown.net e Federico95. Oggi siamo ancora qui con le mega pietre da andare a trovare. Oggi abbiamo la lettera M. La lettera M. Molto facile. La prima con la lettera M è la Manectrite, come cazzo si dice? Vabbè, quella è la mega pietra di Manectrite, ok? E la troviamo tranquillamente nel percorso 110. Dobbiamo solamente aver già preso la bicicletta, perché la troveremo nella zona della pista ciclabile. Superiamo la tizia che non ci farà andare se non abbiamo la bici. Arriviamo fin qui, giriamo a destra e dovremo per forza sfidare quella tizia che ha un Goldin. Ma qui troveremo la Manectrite, o come si chiama. La seconda è la Mewailite, ma ce l'ho già. Però vi voglio mostrare comunque dove si trova. Dobbiamo andare a Mentania. A Mentania la troveremo in un punto particolare. Ok, eccoci qua. Allora, adesso, vabbè, io prendo la bicicletta, voi potete prendere quel che volete. E dobbiamo andare qui. La troveremo in questa zona. Caputtana Eva. La troveremo in questa zona qui. O era questa, o era qui. Comunque la troveremo qua. Niente di più facile da trovare. Dopodiché abbiamo la Medicamite, che la troviamo al Monte Pira, al terzo piano. No, che palle. Vabbè, ci andiamo lo stesso. Utilizziamo volo. Sì, non voglio utilizzare l'ipervolo. Voliamo Monte Pira. E molto probabilmente non è dove era, dove c'era la Banettite, bensì dall'altra parte. Quindi andiamo a vedere. Ok, andiamo e cerchiamo di evitare gli allenatori, più allenatori possibili. Spero. Io ho attivato il repellente, non mi ricordo. Vediamo subito, aspettate un attimino. Allora, dov'è? In fondo. Ok, no, non ce l'avevo attivato, meno male. Meno male che me ne sono accorto. Quindi, saliamo. Superiamo questa zona. Andiamo di qua. A questo punto, anziché... allora, come vi stavo dicendo, dovremo andare di qua. E qui adesso devo vedere bene dov'è. Oh, non ci ero mai passato di qua, è molto carino. C'è una MT che contiene palla ombra. Oh, questo, scusate, anche se non c'entra niente, però questo non lo sapevo. Mentre qua, eccola qui, la Medicamite. Ok, la prossima è un'altra che ho già, ma anche questa vi spiegherò come ottenere. Praticamente quella dopo è la Metagrossite. La Metagrossite, oltre a ottenerla con il Beldum cromatico che otteniamo tramite evento Wi-Fi, la potremo ottenere anche andando a sconfiggere la Lega Pokémon una seconda volta. Infatti, non appena avrete sconfitto di nuovo Rocco, vi regalerà subito la Metagrossite. Quindi, ora che vi ho detto della Metagrossite, dobbiamo andare a vedere le ultime due con la M. Con la M, la Mewtwoite X e Y. Prima di tutto andiamo a prendere la prima, che si trova ad Albanova. Non ci avreste mai scommesso niente, eh? Nemmeno io. Tranquilli, nemmeno io. Eccoci qua. Wow, ma quante ce ne sono con la S? Meno 8. Wow. Ok, prendiamo la bicicletta e andiamo subito a prenderla, perché si trova qua, nascosta a questo bel alberello. Eccola qua, Mewtwoite X. Invece è ora anche di andare a prendere l'ultima, la Mewtwoite Y. Facciamo volo e per andare a prenderla dovremo andare alla Lega Pokémon. Infatti ho sbagliato subito a cliccare, perché non sono andato alla Lega Pokémon. Dove Cristo sono andato adesso? Oh, santo cielo. Ecco, percorso 127, sbagliatissimo. Non seguite quello che ho appena fatto. No. Dovete andare alla Lega Pokémon. Ok. Che è qua. E quindi adesso in questo punto, questo qua dove ho sempre visto, non ho mai cliccato, qua troviamo la Mewtwoite Y. Quindi ragazzi, anche per questo episodio delle mega pietre è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, commento in descrizione. Ci rivediamo al prossimo. Un saluto a Teo e ciao ciao.